Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello. Beh, se Pirandello avesse conosciuto Yukino Miyazawa, si sarebbe forse infartato di fronte alla sua maschera, composta da 2 kg di cerone, 4 etti di faccia di bronzo e 10 kg di vanità al quadrato. Ebbene sì, parliamo dell'anime e le situazioni di lui e lei, e grazie a Stefano Piffer per l'introduzione. Yukino Miyazawa è la studentessa perfetta. Bella, brava, diligente, sportiva, posata. No, dai. Questo almeno all'apparenza, perché una volta varcata la soglia di casa si trasforma come nemmeno Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In una tutomane pigra, scazzata e svogliata, che davanti a tutti indossa una maschera di perfezione solo per farsi idolatrare e rispettare. Tuttavia il segreto della giovane inizia a vacillare quando conosce Soichiro Arima. Uno studente appena trasferitosi nella sua scuola, gentile, educato, studioso, che oltretutto le confessa i suoi sentimenti. Dichiarazione alla quale la giovane risponde con un sonoro 2 di picche con quasi sadica soddisfazione. Con lui la giovane comincerà una furente lotta all'ultimo voto, odiando lei tantissimo la competizione. Ma di lì a poco sarà proprio lui a scoprire la vera identità della ragazza e, appurato che la sua dolce, perfetta compagna di classe in realtà soffre di un bipolarismo potente, anche lui svela il suo vero io. Quello di un ragazzo cinico e calcolatore che ne approfitta per ricattare Yukino. I due si ritrovano a passare così tantissimo tempo insieme e lui le confessa di averla ricattata solo per passare del tempo con lei. Così pian piano tra i due nasce una grande amicizia, anche se il giovane rimane irremovibile sul fatto di essere innamorato di lei, nonostante fosse così diversa da come l'aveva conosciuta. Da figacciona che ha divisa a tutomane scazzata è un abisso, ma l'amore è l'amore. I due ragazzi capiscono così di avere molto in comune e finalmente si mettono insieme, nonostante il bagagli di insicurezza che si portano dietro, che nemmeno le Kardashian quando partono. Non mancano ovviamente i casini, causati in primis da Asaba, il donnaiolo della scuola, che nonostante i primi momenti di caos, diventerà amico dei protagonisti mentre cerca di costruire il suo ovile della felicità, ovvero un harem composto dalle più belle ragazze della scuola. Potrebbe sentirsi al telefono con Ataru Moroboshi, sicuramente andrebbero d'accordo. Sopraggiungono poi Mao Izawa e Tsubasa Shibahime, che iniziano a far circolare maldicenze su Yukino perché gelose marce di lei, facendola ghettizzare da tutte le sue compagne di classe che come caprone ci cascano. Per fortuna tutto si risolve e le compagne fanno pace. Tsubasa addirittura passerà da acerrima nemica di Yukino a migliore amica stile patella attaccata allo scoglio, anche perché sta vivendo una situazione difficile a casa per via del secondo matrimonio del padre. Dopo il classico ritiro in vista di un torneo che Soichiro vince facile, i due ragazzi si ritrovano per consolidare il loro amore, e già che ci sono fanno freaky freaky, dato che Soichiro vive a casa da solo, quindi può dare libero sfogo alla libido. Di lì a poco arriva Takefumi Tonami, che fa ingelosire assai il povero Soichiro avvicinandosi molto a Yukino, anche se sotto sotto lui è innamorato di Tsubaki, una loro compagna di scuola. E quindi dici il finale? Beh, purtroppo la serie venne troncata qui, a causa di uno screzio tra il regista e l'autrice del manga, alla quale non stava bene il modo con cui veniva trasportata la sua opera. Mentre nel manga assistiamo, come di consueto, alla crescita interiore dei personaggi fino alla loro realizzazione con matrimonio, figli, coriandoli e cose varie. Ma ormai siamo abituati al fatto che un manga ci mostri vita, morte, miracoli, persino dei bisnipoti dei protagonisti. Mentre gli anime spesso si interrompevano proprio sul più bello, non degnandosi neanche di mostrarci, che so, il matrimonio dei due protagonisti? Che nella vita vera i matrimoni cerchiamo sempre di evitarceli perché, ammettiamolo, sono colossali rotture di scatole. Ma nei cartoni animati vanno sempre bene.